Questo è un viaggio dentro lo sguardo di uno scrittore nascosto, schivo, capace di interiorizzare e distillare un potente concentrato poetico, dove la Sardegna si trasfigura e i suoi luoghi geografici diventano paesaggi interiori, paesaggi dell'anima. Ogni parola di Camboso è pesata, misurata. Saoke si pesata. Emerge dal silenzio. Vuole dire. Vuole comunicare in cerca di un incontro con un'anima, con tante anime. Mi rammento che mia madre e con lei tutte le donne prendevano parte viva all'addobbo del letto di morte posto al centro di una chiesa pisana e al successivo funerale dell'Assunta. L'Assunta possedeva un suo corredo di sposa e un piccolo forziere che conteneva i suoi uri nuziali. Anche un bambino poteva reggerlo con le sue poche cose. E ancora si segue l'eco delle tue parole e la tua voce chiama e richiama. A ti lamentasa, ti ricordi, come potremo non ricordare, far finta di non ricordare, di essere stati popolo, tessuti dallo stesso filo, misterioso ordito di una piccola